Io sono venuto a questa manifestazione intanto per esprimere il mio apprezzamento per il vostro impegno a tutela del nostro ambiente e della nostra natura e per vedere anche di trovare delle vie praticabili per impedire questo che insomma non c'è il buon senso senza essere grandi esperti di ambiente è un qualcosa che può essere deleterio per il nostro territorio. Insomma, distruggere una spiaggia così bella come quella di Torre Specchia è veramente. E non avrei mai immaginato che questi personaggi delle multinazionali che hanno tanti mezzi non avessero un po' approfondito il problema della compatibilità ambientale di un'opera. Io non sto a discutere se questa opera è utile o non è utile nel nostro periodo, nella nostra società. Noi tante volte siamo portati, siamo costretti a conciliare i problemi ambientali e i problemi del lavoro, i problemi dello sviluppo. Fa parte delle complessità della società moderna. Però non avrei mai immaginato che dessero sbocco a questa loro opera, a questa loro tubazione, in un posto dove qualche anno fa, per caso, mi ero imbattuto su un articolo dell'Espresso, quello è patrimonio dell'umanità. Si è andata a fare una ricerca sul Messico, quello, quegli scogli bellissimi che ci sono, passeri, la chiamiamo la Pasciolata, sono patrimonio dell'umanità. Insomma, fare una tubazione, distruggere una cosa così bella che già è stata classificata, no, ma tanti anni fa, patrimonio dell'umanità, insomma, è una cosa verso cui noi cittadini di questa zona quantomeno dobbiamo essere più avvertiti per tentare di impedire questo scempio. E noi lo facciamo non in senso massimalista, perché sappiamo che bisogna conciliare, ma lo facciamo in senso, diciamo, pragmatico. Insomma, dovete proprio scegliere questo posto così bello per fare l'accesso alla sanità. Se proprio è necessario, adesso questi sono tutti decisi sulla opportunità che questa cosa venga fatta attraverso l'Italia invece che attraverso altri, perché ben poco rimarrà. Ma se proprio è necessario, scegliere un posto dove ci sia un minimo di compatibilità, non soltanto per l'accesso, ma anche per gli spazi dove devono fare il depressurizzatore, perché il depressurizzatore. E allora io sono qui per intanto incoraggiarvi con il mio, diciamo, atto di esponente politico che segue questi problemi. Marco, non so se non aveva altri impegni, così anche speravo di incontrarmi anche con l'assessore regionale, perché è molto importante che sia la regione a prendere in mano questa, perché la regione ha un peso politico amministrativo di gran lunga superiore a quello dei comuni, però i cittadini, i comuni e in particolare la regione devono cercare di, in questi giorni, di accentuare questa iniziativa. Non so se il 19 verranno questi e verranno utilizzati, mi hanno detto, nel corso di Acaia Golf per fare il loro grande ricevimento. Ma pare che stiano scivolando con molta facilità verso e dobbiamo invece accentuare la nostra ostilità e la nostra opposizione. Quindi io applaudo alla vostra iniziativa, vi incoraggio ad andare avanti e sollecitare i cittadini e gli amministratori per cercare di evitare una cosa che sarebbe veramente uno scempio per il nostro territorio, perché allontanerebbe per tanti motivi diretti e indiretti, pericoli, paure, insomma, l'altra versione non è una cosa piacevole e sono inconciliabili.
lo sviluppo turistico bellissimo di quella nostra zona. Noi subiamo anche aggressioni da parte di personaggi che magari in altri settori cercano di fare una prudenza, facendo il discorso di Marco. Ieri è stata una bellissima manifestazione di impegno civile, di solidarietà verso non soltanto Marco, ma l'istituzione pubblica, il sindaco, il comune, che tutela l'interesse in generale rispetto a qualche interesse particolare che magari voleva per forza il parcheggio in quella zona o qualcosa di analogo a questa altra vicenda. Quindi mi incoraggio ad andare avanti, ad essere presenti, io per quanto è possibile seguirò passo per passo tutte le iniziative, perché se dovessero arrivare con la nostra resa a fare i comodi loro nel nostro territorio è una scoperta.